Covid-19 ha sconvolto le nostre vite. Eravamo obbligati a rimanere chiusi in casa, rischiando di compromettere la salute fisica e mentale. Così sono partite le attività online attraverso la creazione di gruppi, WhatsApp e piattaforme virtuali. Siamo riusciti a chiacchierare, a condividere emozioni pur essendo lontani. Tutto come prima, ma non come prima. Il nostro antidoto al coronavirus è stato... L'amico non si ferma! Giorno dopo giorno, Audido racconta la sua quarantena. Storie, disegni, foto e pensieri costruiscono un ponte virtuale per incontrarsi pur stando lontani. Ogni settimana ci viene lanciata una sfida. Foto, scritte, disegni di chi la raccoglierà sono raccolti in un video. Andrà tutto bene. Ciao ragazzi, buongiorno. Vi lancio la sfida. Allora, oggi dovrete prendere un bel foglio di carta, disegnare un bellissimo arcobaleno. Da una parte dovete scrivere una cosa tipo hashtag, con scritto hashtag andrà tutto bene. E sotto o sopra, dove vi pare, nel foglio, scrivete una frase per dare un po' di coraggio, un po' di speranza in questa situazione. Ciao, buona giornata! Chiamalo se vuoi, emozioni. Hai mai pensato al perché ti senti in un certo modo? È ora che tu conosca le tue emozioni. Realizziamo un desiderio, domani! Siamo tutti grandi chef. Ciao a tutti. Io vi propongo una torta semplicissima. Base a quello che ho in questo momento a casa, ho deciso di fare la torta. Si chiama torta Milù. Qualcuno gli ha dato questo nome. Mi piace. Fatta in casa con voi. Ci vediamo fra un po'. Gli ingredienti: 3 uova, 200 g di farina, 200 g di zucchero, 200 g di burro, un bicchiere di latte,
un limone non trattato, una bustina di vanillina, una bustina di lievito per dolci. Se avete anche in casa del cioccolato fondente e lo volete tritare, però fine fine, lo potete anche aggiungere, oppure anche se avete delle gocce di cioccolato. Iniziamo. Ecco, questo è il risultato della torta che ho fatto ieri. Vi auguro una buona giornata e buona giornata a tutti, anzi buon inizio primavera. Ciao a tutti, vi presentiamo la torta gorgonzola. Grammi di zucchero, 4 uova, un bicchiere di acqua, 200 g di farina, 2 cucchiai di cacao, 1 cucchiaino di lievito in polvere, 300 ml di panna da montare, un po' di latte per la copertura della torta. Con un poco di zucchero, la quarantena va giù. La squadra di calcio a udito si allena ogni giorno per fare insieme virtualmente gli esercizi e per arrivare in formissima alla ripresa del campionato o per la prova costume. Ciao a tutti, sono Nico, presidente del COCA, il Comitato Olimpiadi Casalinghe Audido. Le discipline previste quali sono? Bowling, bocce, calcio e atletica. Possono partecipare tutti. Ora procedo all'accensione della candela olimpica e dichiaro ufficialmente aperte le Olimpiadi Casalinghe Audido, oggi 15 maggio 2020. Il momento è solenne. Buon divertimento a tutti e ricordate che l'importante non è partecipare, è vincere. L'importante è partecipare, non vincere. Parola prosegue online, anche se virtuale, è sempre il luogo per confrontarsi, per rivivere emozioni e per crescere insieme. Come ti chiami? La Livetta. Quanti anni hai? Io non ho età. Io ci sono da sempre. Cosa ti piace e cosa non sopporti? Amo la pace. Il coraggio di non arrendersi davanti al mondo. L'ingiustizia, le critiche, le gelosie e le invidie. Che brutta la solitudine.
l'obbligo a stare chiusi in casa, la negatività e la finta amicizia. Qual è il tuo motto? La libertà di essere se stessi è un diritto di tutti e va difesa ad ogni costo. Qual è il tuo desiderio più grande? Che tutti gli uomini siano liberi di essere loro stessi e si rispettino a vicenda senza obbligarsi ad essere uguali a chi è al potere in quel momento. Anche noi abbiamo scritto e illustrato fiabe per augurarci la buonanotte. Una vita in Campania. C'era una volta una fattoria dove viveva una bella famiglia, composta da mamma Giulia, papà Antonio e tre figli, Anita, Gabriella e Paola. Questa famiglia era rispettata e ben voluta da tutti, ma soprattutto c'era amore e rispetto tra di loro. C'era una volta una gattina di nome Minù. Viveva in una famiglia di povera gente contadina. La principessa e il cacciatore. Tanto tempo fa, in un castello tra le meravigliose campagne della lontana Bellandia, viveva una principessa figlia primogenita di un re. Il giovane cacciatore disse: «Sono veramente onorato di essere invitato al vostro ballo, maestà». Il re, entusiasta del cacciatore, accettò il matrimonio con la principessa. Infine tutti vissero felici e contenti per molti e molti anni. Ciao a tutti ragazzi, da questa mattina, oltre alla buonanotte delle sere, faremo il buongiorno. Ogni mattina vi arriverà un video come questo. Aprirò a caso questo libro qui, che si chiama Manuale del Guerriero della Luce, ok? La radice latina della parola responsabilità ne svela il significato: capacità di rispondere, di reagire. Un guerriero responsabile non è quello che si prende sulle spalle il peso del mondo, è colui che ha imparato ad affrontare le sfide del momento. Un guerriero della luce condivide il proprio mondo con coloro che ama. Cerca di esortarli a fare ciò che desidererebbero, ma che evitano per mancanza di coraggio. Un guerriero sa che i suoi migliori maestri sono gli uomini con cui divide il campo di battaglia. Un guerriero della luce è saggio. Non commenta le sue sconfitte. Buona giornata a tutti. Da soli non si va da nessuna parte. Insieme si va dappertutto.